Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati. La Regione Piemonte si costituirà sempre parte civile nei processi contro la criminalità organizzata. Lo ha deciso la prima commissione del Consiglio regionale riunita in sede legislativa. L'eventuale risarcimento sarà utilizzato per prevenire la criminalità e in memoria delle vittime delle mafie. Andrea Appiano, Partito Democratico. La legge approvata fa fare alla Regione un passo avanti nella lotta contro la criminalità organizzata. D'ora innanzi, nel caso di processi per associazione mafiosa o per scambio politico mafioso, la Regione sarà obbligata a costituirsi parte civile e tutte le somme recuperate a seguito di costituzione verranno impiegate per iniziative di prevenzione e contrasto alla criminalità. Francesca Frediani, Movimento 5 Stelle. Con la nostra proposta di legge chiediamo alla Regione di dare un segnale forte e di costituirsi parte civile in ogni processo per mafia che si svolge sul nostro territorio. Eliminiamo in questo modo qualsiasi tipo di discrezionalità e garantiamo la vicinanza a tutti gli amministratori, ai cittadini che si trovano coinvolti in questi procedimenti penali, ovviamente come parte lesa. Nel giorno della memoria il Consiglio regionale ha proiettato in 9 sale cinematografiche piemontesi con Agi Scuola Il labirinto del silenzio, candidato all'Oscar come miglior film in lingua straniera sulla presa di coscienza della Germania degli orrori dei lager nazisti. Fino al 4 marzo a Palazzo Lascari si è allestita la mostra Il Tibet di Alessandri, pittore torinese e profondo conoscitore dell'arte tibetana. Tra le opere esposte, 17 dipinti a olio, 15 statuette tibetane e una selezione di fotografie scattate durante i viaggi in Oriente. Mauro Laus, presidente del Consiglio regionale. Un messaggio importante che questa mostra riesce a mandare, a trasmettere, a lanciare è che si riesce a valorizzare un territorio superando i vecchi confini, quindi è evocativa di una cultura che è quella che noi portiamo avanti con il Comitato dei Diritti Umani. E quindi c'è un connubio tra l'arte contemporanea e i temi che sono purtroppo ancora di grande attualità. Consegnato a casa UGI il ricavato del concerto di beneficenza organizzato a Palazzo Lascaris il 18 dicembre scorso. I fondi aiuteranno l'associazione a ospitare i genitori dei bambini malati di tumore provenienti da fuori Piemonte in cura a Regina Margherita. Hai problemi con i gestori di telefonia, internet, pay TV o cellulari? Il Corecom, Comitato Regionale per le Comunicazioni, offre un servizio gratuito di conciliazione. Numero verde 800 10 10 11. Ed è tutto. Altre notizie e approfondimenti su www.cr.piemonte.it. A risentirci la prossima settimana. Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio.